Nucleare. Il governo è orientato a una dichiarazione su moratoria. Il governo sta preparando una dichiarazione sulla moratoria di un anno per il programma nucleare annunciata ieri dal ministro dello sviluppo economico Paolo Romani. Non un provvedimento che intervenga sulla normativa esistente, ma una dichiarazione di intenti nell'ottica di fornire una rassicurazione sull'attenzione alla sicurezza nucleare da fornire alla popolazione turbata dagli eventi in corso in Giappone. Il punto è che la parte della legge sviluppo e dei decreti attuativi collegati che riguarda la realizzazione del deposito dei rifiuti nucleari, non solo quindi delle scorie e delle centrali, deve procedere visto che l'Unione Europea impone che entro il 2015 ogni Stato membro li gestisca sul proprio territorio, evitando il turismo radioattivo. Nucleare. La moratoria, secondo la CGIL, deve servire ad archiviare il piano del governo. Il ministro Romani ha annunciato una moratoria di un anno per le scelte relative ai siti nucleari in Italia. Si tratta del minimo che si potesse fare dopo quello che è successo in Giappone. Questa moratoria sarà utile se servirà per archiviare il piano energetico proposto dal governo e sul quale ci siamo sempre opposti. Lo spiega Fabrizio Solari, segretario confederale della CGIL, con delega alle questioni energetiche. Sicurezza. Sindacati di polizia di nuovo in piazza. Oggi sit-in di protesta sotto Montecitorio. Sindacati di polizia nuovamente in piazza contro i tagli del governo. Dopo la protesta ad Arcore di alcuni giorni fa e l'incontro di ieri a Palazzo Chigi con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta e con i ministri dell'Interno Roberto Maroni, della Giustizia Angelino Alfano e della Difesa Ignazio La Russa, oggi circa 200 appartenenti ai sindacati di polizia hanno manifestato davanti a Montecitorio per chiedere lo sblocco dei tetti salariali legati alle indennità specifiche del comparto difesa e sicurezza. Immigrazione. 4.833 a Lampedusa. Via i trasferimenti con nave e voli. Sono attualmente 4.833 gli stranieri presenti a Lampedusa in provincia di Agrigento, secondo fonti della prefettura. Di questi, 2.496 si trovano all'interno del CIE, ma la struttura ha una capienza di 850 persone, 212 in una struttura messa a disposizione dalla Chiesa e 2.125 nella stazione marittima che si trova al porto. Oggi la nave San Marco, ferma al largo del porto dell'isola, porterà via 500 immigrati, condotti a bordo a gruppi di 50 con piccole unità. Altri 380 partiranno con 4 voli, due dei quali diretti a Bari, un altro a Foggia e un altro a Crotone. Sempre oggi sarà il sottosegretario degli Interni, Alfredo Mantovano, a tenere alla Camera l'informativa urgente del governo sulla situazione dell'immigrazione a Lampedusa. Al termine dell'informativa, il cui inizio è previsto per le 16, ci sarà il dibattito.